Tutto pronto. Partiti. Un brillante Julie Forever. Allora va in vantaggio Fast News con in scia Alpignano a largo Cioccolata, quindi Road to Heaven e Julie Forever. Fast News, che è un po' a sorpresa, assume l'iniziativa adesso con un 3 lunghezze di margine nei confronti di Alpignano che è all'esterno Cioccolata, quindi Julie Forever e Road to Heaven. Si va ad affrontare la prima piegata, posizioni immutate, con il vantaggio di Fast News che rimane invariato nei confronti di Alpignano, terza è Cioccolata, quarta Julie Forever in coda a contatto Road to Heaven. Ingresso sulla retta opposta alle tribune, meno di 1000 metri alla conclusione, con Fast News che si mantiene in evidenza. 4-5 lunghezze Alpignano che ha a ridosso Cioccolata all'interno di Cioccolata Julie Forever, quindi Road to Heaven a contatto di Julie Forever. Completamento della retta opposta alle tribune, ingresso sulla curva conclusiva, rimane immutato il vantaggio di Fast News, Alpignano adesso montato per andare in caccia del battistrada, montata anche Cioccolata, Julie Forever per corsie interne, quindi Road to Heaven. Ingresso in addirittura Fast News che si presenta in vantaggio, prova a scappare da Alpignano, da Julie Forever, da Cioccolata, da Road to Heaven che viene in mezzo alla pista, Fast News che si mantiene in vantaggio a 2.50 dalla conclusione, Fast News è preso di mira adesso da Cioccolata che va all'attacco del leader, Cioccolata che di slancio sopravanza Fast News, poi Julie Forever e Road to Heaven, Cioccolata che vince facile davanti a Road to Heaven che per il secondo posto precede Julie Forever. 1, 2, 3. I numeri ufficiosi per questa prima corsa della giornata vince Cioccolata. I colori sono quelli di Francesca Turri, le treni di Marco Gasparini, Giuseppe Virdi Sinzella, la quota 2,50.